Da quando le cuffie True Wireless sono diventate di moda, il mercato è letteralmente esploso. Ci sono modelli di ogni tipo, fascia, brand, ed anche con un buon budget a disposizione è diventato difficile scegliere le migliori True Wireless per le proprie esigenze. Ma non disperate, perché in questo video troverete sicuramente delle cuffie True Wireless adatte per il vostro utilizzo, indipendentemente da un budget ristretto o un po' più ampio. Lasciate un like e andiamo! Come al solito per le nostre guide all'acquisto, qualche premessa. Questa è una selezione delle migliori cuffie True Wireless divisa per fascia di prezzo. Sono tutti prodotti su cui abbiamo messo le mani. In descrizione trovate tutte le varie offerte, tutti i link utili e anche vari approfondimenti, mentre nei commenti ci possiamo sentire per eventuali dubbi o domande. In descrizione poi vi lascio anche il nostro canale Telegram delle offerte, che in particolare in un periodo di avvicinamento al Prime Day come questo è una risorsa davvero importante per risparmiare. Non trovate spam, non ci sono bot, ci sono solo offerte selezionate, punto. Ma ora andiamo con la selezione delle migliori cuffie True Wireless per fascia di prezzo. Partiamo dalla fascia bassissima con una proposta da parte di Oppo con le Enco Air 2, che sono valide per ergonomia, soprattutto se non amate le in-ear, poi hanno una qualità audio discreta per la fascia di prezzo, un set di funzioni extra, niente male, con anche le gesture, riduzione del rumore, che non è il massimo ma almeno c'è. Queste cuffie Sony sono in grado di fare bene un po' tutto per quanto costano. Hanno una qualità audio molto buona, un collegamento fast pay, radio 360 e supporto agli assistenti vocali. Design e ergonomia non proprio il massimo, assenza di cancellazione del rumore, sono un po' di cose che le penalizzano, ma per avere una validissima qualità audio in questa fascia di prezzo ci si può passare su. Non recentissime, ma sempre ben apprezzate per la loro qualità audio, le Jabra Elite 3. Sono delle True Wireless molto interessanti per chi vuole spendere poco, ma ricevere comunque una valida qualità del suono. Come per le Sony, design non il massimo e niente cancellazione del rumore, ma costano poco e funzionano bene. Le Creative Outlier Pro sono delle cuffie in-ear basiche ma funzionali, con certificazione IPX5. Grazie alla cancellazione del rumore ibrida offrono anche un'esperienza di ascolto molto buona per la fascia di prezzo, buona anche la durata della batteria, mentre design, ergonomia e app non sono il massimo. Le Asus ROG Cetra sono delle cuffie True Wireless che hanno in mente di assistere al meglio i gamer grazie al supporto alla bassa latenza. Oltre però alle funzioni gaming e alle luci LED RGB, sono anche valide per la musica, per la vita di tutti i giorni, grazie alla presenza della cancellazione del rumore e della ricarica wireless. Se giocate tanto da smartphone, possono essere il compromesso giusto. Le FreeBuds 5i di Huawei fanno bene tutto: design giovane e fresco, ergonomia valida, cancellazione molto buona per il prezzo, qualità sonora anche soddisfacente, doppia connessione, certificazione IP54 ed anche il plus di una qualità in chiamata veramente notevole. Le Xiaomi Buds 3T Pro hanno una scheda tecnica molto interessante. Il rapporto qualità-prezzo è alto, però delle cuffie True Wireless non sono solo una lista di specifiche tecniche, ma anche di utilizzo, di suono. Queste Xiaomi funzionano bene, suonano in maniera interessante, ma l'app potrebbe essere fatta meglio e di tanto in tanto qualche noia potrebbero darla. Le Notting Air 2 sono una ventata di aria fresca in questo mercato che è stato un po' fermo. Il design è il loro punto forte, con una cura maniacale per l'estetica messa in risalto dalle plastiche trasparenti sia per la custodia che per le cuffiette vere e proprie. La qualità audio è decisamente migliorata rispetto al precedente modello, riduzione del rumore sorprendente, supporto ARS, ottimo fine tuning via app, c'è anche la ricarica wireless, insomma c'è tutto, con anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le Link Buds S di Sony sono delle cuffie piccole, leggere ed anche più comode rispetto ad altri modelli con questa forma. Offrono un audio di altissima qualità e chiamate cristalline. Come sempre c'è la cancellazione del rumore Sony, che è una garanzia. Ci sono anche tante funzioni smart come lo speak to chat. Forse solo i materiali e il design non sono il massimo, ma per il resto suonano benissimo. Qualità e dinamica sonora elevata per le Buds 2 Pro di Samsung, che sono ottime, risultato del buon lavoro svolto sia da Samsung che da KG. Buona anche la durata della batteria, valida l'ergonomia ed anche il case, bassa latenza, audio video e chiamate sempre di buonissima qualità, cancellazione del rumore ben calibrata e insomma complessivamente tra le migliori cuffie per Android. Beats offre sempre un'esperienza interessante, la cancellazione del rumore è presente, la durata della batteria fino a 36 ore anche interessante, c'è supporto fast pay per Apple ed Android, c'è anche
anche il supporto all'audio spaziale con Dolby Atmos per offrire un'esperienza immersiva anche per film o serie. Le Studio Buds Plus hanno un design bello con il look trasparente, costicchiano ma sono da tenere in considerazione. Le FreeBuds 5 di Huawei possono piacere o meno vista la loro estetica particolare, ma sono indubbiamente valide con supporto RS, qualità audio che non si discute. Anche una buona cancellazione del rumore per essere delle non in ear, funzioni smart ottime e una tradizione di ottime cuffie true wireless da parte di Huawei. Le Sony VF1000 XM4 sono tra le migliori cuffie true wireless in circolazione, senza se e senza ma. Sony è stata capace di lavorare benissimo sulla cancellazione del rumore e sulla qualità audio nuda e cruda, leggermente meno sull'ergonomia e sulla custodia. In ogni caso restano fantastiche, hanno una gran bella durata della batteria, vengono costantemente aggiornate e supportate da Sony, hanno un'integrazione con gli assistenti e soprattutto riescono ad avere una dinamica esaltante. Non costano poco, ma vanno spesso in sconto. Le Google Pixel Buds Pro sono un must per Android, ancora meglio se avete un Pixel. Hanno un design che oltre a renderle molto piacevoli dal punto di vista estetico, le rendono particolarmente comode. Il loro punto di forza è il software. Hanno la migliore integrazione con Assistant, tanto da poter utilizzare comodamente tantissime funzioni dello smartphone solo con la voce. La qualità sonora è molto alta, la musica si sente con un livello di dettaglio importante, ma costicchiano ancora troppo. Le AirPods Pro sono le cuffie true wireless di riferimento per il settore, e sicuramente la scelta migliore per chi ha un iPhone. Design iconico con un fit in-ear, ottima, davvero ottima cancellazione del rumore, buona l'autonomia, bassa la latenza audio-video, zero problemi di connessione, la qualità sonora è veramente molto molto alta, valide un po' per tutto, anche la qualità in chiamata è soddisfacente, insomma, tra le migliori cuffie per iPhone e non solo. Le Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono auricolari da top di gamma per quanto riguarda la pura qualità d'ascolto. Il resto delle caratteristiche sono in linea con il mercato: ricarica wireless, cancellazione del rumore, fast pair, assistenti, app, gesture. La loro eccellenza però sta tutta nel tuning audio Sennheiser, mentre design ed ergonomia potevano essere meglio. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, come al solito ci sentiamo qui in basso nei commenti per eventuali dubbi o domande. Prendo questo, prendo quest'altro, sono indeciso tra queste due, cosa faccio? Lasciatemi un commento soprattutto nelle prime ore di pubblicazione del video, così seguo tutti, e poi in descrizione trovate anche tutti i vari link utili, le offerte, insomma un sacco di risorse che vi possono essere utili. E nulla, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!